Entra nel mondo del centro di intrattenimento Gerlinda. Troverai abbigliamento e calzature, accessori, beni per la persona, estetica, salute e benessere, food e drink, tempo libero, inoltre una multisala The Space Cinema. Che cosa aspetti? Vieni a divertirti anche tu. Gerlinda è aperto tutti i giorni dalle ore 10 alle ore 22. Via Pierluigi Nervi numero 6 Corciano, Perugia, telefono 075 517 3401. Amici carissimi dell'Umbria Veredi già da salve a tutti, mi trovo presso la CGL, Diamo Voce al lavoro. In mia compagnia ho il segretario generale Vincenzo Sgalla. Segretario, grande ondata di crisi da Novelli a Tagina, da Maran a Nardi. Cosa fa CGL? Sul nostro sito sono già mappate oltre 150 crisi, le troverete. Purtroppo il 2018 è iniziata con delle nuove situazioni di difficoltà come quelle della Nardi, come la Maran, come la Tagina. Noi abbiamo in tutte le vertenze chiesto di intervenire in maniera diretta con la Regione dell'Umbria per cercare di capire se queste crisi, eh, come sospettiamo, siano dovute più da una gestione familistica sbagliata piuttosto che dalle difficoltà di impresa, infatti sia la Tagina sia la Nardi sono aziende che hanno ancora un mercato, che hanno ancora delle potenzialità, alla Nardi c'è addirittura un milione e mezzo di commesse che deve essere evaso, solo che la gestione diciamo, della terza generazione familistica ha messo in crisi il sistema. Qui occorrerebbe un intervento della politica e delle istituzioni in grado di farle ripartire e di ridare occupazione a queste persone perché la difficoltà Dell'UPRA mi pare evidente. Segretario, caso Perugina e Suberi CGL come si comporta? Ma sulla Nestlé direi che prima di tutto c'è da registrare una, tra virgolette, sconfitta anche del sindacato. Noi abbiamo fatto una manifestazione il 7 ottobre, abbiamo messo in campo diverse iniziative per cercare di far cambiare il piano industriale e il piano sociale da parte di Nestlé, cercare di accompagnare questa riorganizzazione con degli altri presupposti in grado di compensare la, i licenziamenti, perché di questo stiamo parlando. Eh, va registrato che a oggi Nestlé è partita con 364 esuberi. E nella peggiore delle situazioni che una multinazionale possa fare non, ha, non si è mossa di un millimetro. Confidiamo anche qui nel rapporto con il sistema, diciamo, paese e nell'incontro che ci sarà previsto per il 15 di febbraio al Ministero per cercare di capire se è possibile far cambiare. Questa strategia da parte di Nestlé, che peraltro diciamo, trova un riscontro fondamentale sul piano generale e sul piano mondiale, come abbiamo visto, hanno venduto tutto il mercato del cioccolato negli Stati Uniti alla Ferrero, e questo è l'indice di una idea di dismissione da parte di Nestlé sul settore del cioccolato. Segretario, il 4 marzo ci saranno le elezioni. Che cosa chiedete ai futuri parlamentari umbri? Ho avuto modo di dire a uno dei, di essi che ho, avuto, che ho incontrato in una manifestazione a Nardi che ho l'impressione che questa campagna elettorale sia piuttosto difficile per loro e suggerivo di andarci con molta concretezza nel confronto con i lavoratori. Oggi ho l'impressione che l'idea faremo, vedremo, cercheremo siano argomenti superati dagli eventi, soprattutto in Umbria. Spero che chi ha, chi ha voglia di avere la responsabilità di modificare la situazione dia delle risposte dirette, concrete, sia in grado nell'immediato di far capire come si possono risolvere, per esempio, le vertenze che diceva lei prima. Fra poco ci sarà il congresso, CGL cambierà il passo? Ma, tanto va ricordato che siamo stati e siamo ancora la più importante organizzazione sociale di massa che ha denunciato un trend sbagliato anche delle politiche dei governi di centrosinistra. Lo abbiamo fatto sull'articolo 18, l'abbiamo fatto, anche se in ritardo, sulle pensioni, lo abbiamo fatto sulle politiche industriali sbagliate. Abbiamo detto dei sì quando questi erano giusti, per esempio sul superammortamento che Calenda ha messo in campo. Certo è che questa fase sociale, economica e naturalmente anche politica del nostro paese e della nostra regione vede il dover discutere e anche immaginare qual è la strategia che la CGL vuole mettere in campo. Continueremo su una cosa sono abbastanza certo: continueremo ad essere la rappresentanza sociale di chi non ce la fa, di chi è più in difficoltà. Quella è la nostra missione. Certo. Va affinata la nostra idea di come provare ad aiutare queste persone, di come eh, in un mondo che cambia, in una idea di nuova società, di industria 4.0, chi non ce la fa, chi è rimasto indietro, chi perde il lavoro, possa agganciarsi invece a questo tipo di prospettiva e questo è il nostro compito, il congresso ci aiuterà a capire in che modo lo possiamo assolvere. Grazie mille. Vi ricordo CGL da voce al lavoro. Nuova stufa per l'inverno. Ottieni un rimborso fino al 65% con il conto termico. Sostituendo la tua vecchia stufa o caminetto a legna con uno dei nostri modelli, hai diritto agli incentivi del conto termico, che ti permettono di risparmiare sull'acquisto di una nuova stufa, rottamando quella vecchia. Ti verrà rimborsato fino al 65% dell'importo speso per la nuova stufa. Progetto Fuoco ti aspetta in via dei Tigli numero 8. 8 zone industriali, Bastia, Umbria, Pierugia 075 80 12 924 il Centro Estetico Progetto Immagine, oltre al solarium lettino e doccia, è all'avanguardia per quanto riguarda trattamenti di manicure, pedicure, trattamenti viso-ricostruzione unghie, trucco sposa, depilazione temporanea e definitiva e anche centro di dimagrimento. Il Centro Estetico Progetto Immagine si trova a Bastia Umbra Perugia, in Via Firenze numero 51, telefono 075 80 11 351. Amici carissimi dell'Umbria Avere di Giada, salve a tutti. Mi trovo presso il, lo studio medico del dottor Gino Ferroni. Parleremo di una bella carrerata quest'anno di benessere della persona e chi meglio del dottor Gino Ferroni ci può delucidare di tutte le nostre domande. Oggi parleremo e andremo anche a vedere come verrà fatto il botulino, la tossina botulina. Innanzitutto, dottor Gino Ferroni, vorrei sapere che cos'è il botulino. Grazie Giada per questo incontro, come sempre gentilissima, parliamo della tossina botulinica. La tossina botulinica, chiamata comunemente botox, è chiamata tossina perché sono anni che si usa questo termine e non è altro che una sostanza, una proteina prodotta da un batterio, quindi è sicurissima perché viene altamente sterilizzata, è usata da molti anni in medicina per rilascia la muscolatura, quindi è una sostanza che è usata sia in ortopedia, in neurologia e anche dagli oculisti. Negli spasmi della palpebra ora viene utilizzata moltissimo perché riduce molto o negli spasmi in pazienti neurologici. Il fatto che è usata in campo neurologico anche nei bambini che hanno degli spasmi fa capire quanto la tossina sia tollerabile e quanto questo termine tossina tossico non è tossico, è un farmaco okay. e saperlo utilizzare significa avere dal farmaco come da qualsiasi farmaco effetti benefici. Se si utilizza in dosi eccessive, il comune farmaco digestivo diventa un farmaco tossico. È stata autorizzata anche in campo estetico negli Stati Uniti già nel 1997. In Italia il Ministero della Sanità l'ha autorizzata nel 2004. È iniziato con il trattamento delle rughe glabellari, diciamo per la parte superiore del viso, quindi le rughe frontali e le rughe glabellari. Adesso da circa un anno, un anno e mezzo, si parla di microbotulino. Questa tossina che in passato, 10-12 anni fa, veniva consegnata in flaconcini, ora la danno già preparata sono tre le aziende senza che stiamo a fare i nomi che, sono, che hanno avuto l'autorizzazione da parte del ministero a produrre la tossina il microbotulino, perché ha questo nome? perché hanno esteso adesso sulla parte inferiore del volto l'utilizzo della tossina perché va a, sulla fronte va ad inibire i muscoli mimici sì. e ha un effetto temporaneo cioè il muscolo può essere bloccato completamente oppure può essere all alleviata la sua attività di contrattura e quindi la ruga piano piano nel giro di 5-7 giorni diventa meno evidente, dura dai 7-8-10 mesi e non ha effetti collaterali che poi li chiariremo anche dopo. Nella parte inferiore del viso si usa anche nella piccola zona peri orale sì. dove ci sono le micro, le micro, le micro rughe e quindi adesso comunque mentre faremo con una paziente una prova pratica vedremo anche le indicazioni le controindicazioni e se lei ha delle domande vedrò di rispondere per quello che posso rispondere benissimo, ora insieme alla dottor Gino Ferroni andremo veramente a eh, entreremo eh, nel diciamo nel profondo okay, della tossina botulinica nel prossimo appuntamento entreremo nella parte pratica della tossina botolinica con il dottor Gino Ferroni. La RS Infissi nasce nel 2004 a Bastia Umbra, per l'iniziativa di due amici, Stefano Rosignoli e Franca Simonelli, che uniscono le loro esperienze maturate nel settore con lo scopo di commercializzare tutti i prodotti nel campo dei serramenti ed infissi. In pochi anni, grazie all'intuizione dei due soci fondatori e l'aggiornamento del personale, l'azienda RS Infissi diventa punto di riferimento per imprese, enti, professionisti e privati dell'intera regione Umbria, sia per quanto concerne le ristrutturazioni che i nuovi edifici. I brand maggiori della RS Infissi, Bauxt, Blue Interni, Kikao, Grieser, Eclisse, Sciuco, Secco Sistemi e tanti altri. La RS Infissi mette nel campo sempre prodotti nuovi e all'avanguardia. Grazie a ciò L'azienda è in forte crescita, infatti la trovate presente al Made Expo Milano, Expo Casa a Bastia Umbra e al Saie Fiera di Bologna. La RS Infissi vi aspetta in via numero 26 a Bastia Umbra Perugia, info 075 853 39. La CC Hunting SRL vende attraverso i propri rivenditori autorizzati, prodotti per l'utilizzo venatorio. Il collare GPS tracker, pensato per i cacciatori che vogliono vivere la migliore esperienza di caccia. Si possono vedere i cani muoversi fra gli alberi, i campi e i sentieri. Si può vedere la distanza e la direzione. In più, si può sentire perfino l'intensità dell'abbaglio. Puoi controllare tutto dal proprio smartphone, il segnale non teme ostacoli naturali e si vede in diretta se il cane è da voce Tracker G400FI, il collare GPS. Il corpetto antizanna protettivo per cani da cinghiale, interamente realizzato in tiwaron gommato e aramidico, strutturato in vari strati, in funzione dell'anatomia del cane e delle esigenze di tenuta. I materiali utilizzati sono certificati idrorepellenti dotati di elevata resistenza alla perforazione, agli strappi e alle abrasioni. Lascia il cane libero di respirare e consente un movimento agevole del collo durante le fasi di seguita. L'area coinvolge tutta la cassa toracica fino ad arrivare alla zona del linguine. Il rivestimento del corpetto è in cordura di colore arancione per aumentare la visibilità e quindi facilitare l'avvistamento dell'ausiliare. La CEC Hunting SRL, distributore all'ingrosso di articoli per la caccia, il tiro e l'outdoor. Si trova a Frazione Zomici, numero 27, a Valfabbrica, Perugia, telefono 339 302 22 31. La CEC Hunting SRL vi aspetta! Amici carissimi dell'Umbria Verde di Giada, salve a tutti. L'insoglio, tradizione ed etica venatoria. In mia compagnia, come potete ben vedere, il dottor Fausto Cambiotti, veterinario che si occupa di igiene degli alimenti di origine animale. Oggi con il dottor Cambiotti parleremo degli aspetti, quali sono gli aspetti più importanti del valore biologico e la valorizzazione delle carni di selvaggina. Grazie e buonasera a tutti. Domanda interessante. Siamo in un'epoca dove l'importanza delle carni di selvaggina sta assumendo o riassumendo in pieno il suo valore. Le carni di selvaggina che da sempre sostanzialmente hanno nutrito l'uomo hanno un altissimo valore biologico e questo è dimostrato. Lo hanno in termini di contenuto proteico che si aggira sempre oltre il 20% sino al 22% con la presenza di amminoacidi essenziali in una percentuale maggiore rispetto, ad esempio, alle carni di ungulati domestici, lo hanno in termini di contenuto vitaminico, soprattutto, ad esempio, per la vitamina B6, lo hanno in termini di grassi, nel senso che sono carni sostanzialmente magre. Passiamo dallo 0,85% della carne di daino a un 1,8 delle altre specie di ungulati selvatici e in più sono grassi sostanzialmente poliinsaturi e, e quindi, almeno teoricamente, meno dannosi per l'organismo. Quindi dal punto di vista strettamente biologico, dato per certo che poi il contenuto d'acqua si aggira sempre tra il 73 e il 75%, ma questo vale per tutte le carni, e dal punto di vista biologico è innegabile che siano carni di altissimo valore. Questo deriva dal fatto che gli animali selvatici sono libero, liberi di muoversi in natura, hanno un'irrorazione dei muscoli sostanzialmente perfetta. Sono animali che si nutrono eh, con ciò che possono scegliere ciò che vogliono. Sono animali che, salvo casi eh, effettivamente straordinari, non vanno incontro ad un'alimentazione in qualche maniera compromessa dal punto di vista chimico o dal punto di vista eh, tecnologico. Quindi, eh, niente da dire sulla qualità biologica delle carni di selvaggina se non che siano carni effettivamente eccezionali. Ovviamente, la cura della spoglia e la igienicità delle carni vale in ogni condizione, vale anche per le carni di selvaggina, cioè il modo e la maniera di trattare queste carni ha un'importanza notevole poi al fine igienico-sanitario e volendo anche organolettico diverso è il discorso dal punto di vista appunto strettamente organolettico la carne di selvaggina può anche non piacere al consumatore ma la carne di selvaggina ha sicuramente di altissima Qualità. In che consiste una eventuale valorizzazione di queste carni? Proporle, farle conoscere, creare filiere commerciali, possibilmente filiere corte, che in qualche maniera riescano a portare eh, quantitativi seri e certi di carne sulla tavola del consumatore. Noi ad oggi abbiamo. Tantissima carne di selvaggina che eh, sostanzialmente non entra come dovrebbe nei, nei canali commerciali. Se noi andiamo a verificare i quantitativi di carne di selvaggina prodotta, soprattutto della specie cinghiale, ma anche di altri ungolati eh, selvatici, vediamo che siamo di fronte a quantitativi estremamente importanti. Ed è un peccato, quindi, non valorizzare queste carni. Abbiamo il cosiddetto problema del cinghiale, dobbiamo essere certi ed accorti nel trasformare questa, questo problema in un'opportunità e l'opportunità passa anche attraverso l'utilizzo giusto e se dire, sistematico di queste carni. Benissimo. Ringraziamo sempre il dottor Fausto Cambiotti, vi ricordo veterinario che si occupa di igiene degli alimenti di origine animale. Amici carissimi, vi ricordo L'insoglio, tradizione ed etica venatoria. Salve a tutti amici, mi trovo presso la cartoleria edicola la mole, ci troviamo a Deruta in via Tiberina 98B e in mia compagnia ho uno dei titolari Gianluca. Gianluca, perché venire presso la mole? Buonasera, venire presso la mole perché innanzitutto c'è la simpatia. Siamo una persona simpatica che speriamo di accontentare i vostri, eh, le vostre esigenze e poi nella nostra cartoleria si trova non solo la cartoleria anche la, il materiale di edicola eh, quindi giornali e quant'altro tabaccheria con relativi giochi quindi lotto, eh, super lotto, gratte vinci e poi tutti gli altri servizi eh, quali pagamento di utenze bollette bollo eccetera benissimo ragazzi allora che dire ringraziamo Gianluca io vi dico che Ogni giorno vengo presso l'edicola eh, La Mole dove veramente c'è un'accoglienza fantastica e professionalità ad alti livelli. Vi ricordo che l'edicola La Mole si trova a Deruta in via Tiberina 98B, telefono 075 97 11 140. Noi vi aspettiamo qua a Deruta, alla Mole. Ciao amici! Toscolano è una frazione del comune di Avigliano Umbro, Terni. Il paese si trova a 560 metri sul livello del mare e occupa il crinale di un colle addossato al Monte Croce di Serra. È a 11 km da Avigliano Umbro, da esso si gode di un vasto panorama sulla vallata con i numerosi castagneti che lo circondano. Il borgo nasce attorno ad un castello di origine duecentesca, costruito come avamposto di difese verso il territorio Tuderte, assieme alle vicine Melezzole e Santa Ristituta, di cui ne condivide le identiche sorti storiche e gli stessi interessi per Todi, per il patrimonio ecclesiastico, per le famiglie potenti del tempo. Nel 1220 Toscolano era Possedimento della famiglia Baschi di Orvieto insieme a Melezzole e Santa Restituta, ma la stessa presa dalle mire espansionistiche si impossessò con la forza, con Astuzia e con lusinghe delle terre di uso civico, comunanze, molto ambite per le rendite i vasti pascoli e i boschi. Oggi si presenta con una cinta esterna munita di torri quadrangolari e cilindriche ed una struttura centrale fortificata, denominata Corte Liviana, a ricordo della famiglia artefice della ricostruzione dopo la distruzione operata dalla famiglia Ghibellina Tuderte dei Chiaravalle nel 1492. Ha una struttura circolare molto caratteristica con una vista dall'alto. Il paroliere Giulio Rapetti, da tutti conosciuto semplicemente come Mogol, ed è un uomo che vive a fondo la propria vita e che poi la racconta nei suoi testi come ad un amico, svelando verità umane e pensieri intimi. A partire dal 1992 ha costituito nelle vicinanze del, palese, del paese il CET, Centro Europeo di Toscolano, che si configura come una sorta di scuola di specializzazione dedicata all'arte canora e a tutte le attività collegate allo spettacolo musicale. Mogola è spesso ricordato per il lungo e fortunato sodalizio con Lucio Battisti, ma il suo contributo alla cultura italiana attraverso la musica pop è stato decisamente molto più ampio. Infatti, dai primissimi anni 60 tutt'oggi vanta oltre 1500 canzoni pubblicate e grandissime collaborazioni. Amici carissimi dell'Umbria Verde, già da salve a tutti. Il nostro viaggio continua nelle appendici dei Monti Amerini. Noi ci troviamo presso la frazione toscolano del comune di Avigliano Umbra in nostra compagnia abbiamo sempre il nostro narratore Flavio Franchini ci troviamo proprio all'inizio okay, di, di questo bellissimo borgo che è toscolano infatti come potete ben vedere alle nostre spalle abbiamo la chiesa di Santa Annunziata, Santissima Annunziata. della Santissima Annunziata benissimo Flavio bisogna dire che all'interno di questa chiesa ci sono affreschi di Pier Matteo d'Amelia sì, questa, questa, questa chiesa esterna che vedete è stata messa a protezione di una vecchia eh, edicola, una mestagliola, per dire in sostanza si chiamavano mestagliole, perché, eh, da, da, perché erano edicole campestri in pratica, in cui veniva in genere raffigurata una maestà, cioè una Madonna in trono, perciò ma, messa, maestà, ma, piccola maestà, mestagliola. L'involucro esterno diciamo, è stato messo a protezione dell'antica messagliola che sta là dentro, che è della, della fine del 400. In pratica, in, questa messagliola, che era un edicolo all'aperto che in genere veniva messa davanti agli ingressi del paese, c'è cioè, raffigurata un'annunciazione eh, che è attribuita cert, quasi certamente a, a Pier Matteo d'Amelia, anzi attualmente è certo che sia attribuita a Pier Matteo d'Amelia. Pier Matteo d'Amelia, pittore rinascimentale, contemporaneo di Filippo Lippi con cui aveva partecipato agli affreschi del Duomo di Spoleto, contemporaneo di del Perugino con cui ha partecipato agli affreschi della, della Cappella Sistina. In, in, poi per due secoli, per, fino adesso, in pratica, eh, la, su, su, la, sua, la sua immagine era sparita, non si sapeva niente di lui, non sapeva, per due secoli c'è stato un, un, un oblio, quasi diciamo, a seguire una, una, una specie di annazio Memorie, perché lui che, la Memorie che era legata alla famiglia Borgia, in pratica perché lui aveva affrescato le, le, le stanze di, di Alessandro VI Borgia, Rodrigo Borgia, perciò fu una Anazio Memorie dei Borgia e forse questo qui ha contribuito a fare che anche il suo nome cadesse nell'oblio. Poi ultimamente, recentemente, grazie al critico famoso critico d'arte Federico Zeri, ma anche a Vittorio Sgarbi, la sua figura è stata rivalutata, risa, rivalutata e, e riscoperta e rivalutata. Questo affresco qui dentro, che è importantissimo, è, è in pratica la sua opera giovanile. Benissimo. Grazie Flavio. Insieme al nostro amico Flavio Franchini siamo proprio alle porte di Toscolano. Vi ricordo che Toscolano è una delle frazioni del comune di Avigliano Umbro. Qui è una storia importante, un borgo con le sue caratteristiche, vero Flavio? È un borgo, come lo vedete adesso, rinascimentale. In pratica è stato, ricostru è stato ricostruito, come lo vedete adesso, nel 1492 dalla famiglia degli Alviano. Perché era stato distrutto dalla da, famiglia ghibellina dei Chiaravalle di Dodi, dai ghibellini di Dodi. Perciò era stato tutto distrutto e la forma, la forma che vedete adesso è un borgo circolare: circolare cioè un, le mura sono circolari tutti intorno, intorno e una via interna circolare che poi si, si raggiunge in un'ulteriore diciamo, un cittadella all'interno del, del, del paese, che era invece del 1200, che era la, la Chiamata la corte liviana appunto perché tagli al Viano, oh, il paese in origine non, dove, non doveva essere qui, ma stava su quel, collo, quel colle di fronte dove ci stanno dei ruderi che, che bisognerebbe indagare per vedere se si trovasse qualcosa di interessante. Okay. Ecco, e, e diciamo che. Il eh, nome toscolano farebbe pensare a un insediamento di origine romana perché tutti quelli che finiscono in anno, il prediale, il prediale il cosiddetto prediale in anno fa supporre che sia appartenente a un'agenzia tuscola, che in effetti esiste un'agenzia tuscola, se sia quella che sta qui o no, non lo so, però comunque non si sa chiaramente. però un'agenzia tuscola esiste. E, e il, il suffisso in anno appunto può far sembrare che sia di origine umana. poi ho detto, è entrato nel 1200 faceva 60, 60, 61 fuochi mm -hmm. perciò molti, e 61 fuochi si intende per... ogni fuoco era una famiglia, 5 persone, 61 per 5 perciò grosso modo nel 1200 quanti cioè, faceva? 6 per... hai fatto il conto? di persone, 150 okay. oh, perfetto. E questo, e, ecco, perfetto Flavio però eh, bisogna dire che in questo bellissimo borgo eh, è nativo anche il Fra, eh, Fra Faustino, che era un francescano, vero? Fra Faustino da Toscolano, oh, dal 1633 al 1644, su incarico del Papa, si recò in Terra Santa per parlare con il sultano, per convincere il sultano a far eh, accedere i pellegrini di religione cattolica. Ai luoghi santi, mentre il sultano, mentre il sultano oh, lo permetteva solo agli ortodossi. Perciò lui si è, si è fermato per dieci anni in Terra Santa, in Turchia, Siria, Egitto, per parlare appunto col sultano e, e da lì a lui ha steso un, un puntiglioso diario in cui si notano tutti questi, gli usi e costumi di queste, di, queste, di, queste, di queste popolazioni che lui ha visitato. Un esempio, per esempio, no? ha portato il caffè, come si faceva il caffè, il caffè esisteva, però come, come lo facciamo adesso è il caffè alla turca, no? lui dalla turchia ha portato come si faceva il caffè, Perfetto. perciò noi il caffè che prendiamo adesso lo dobbiamo a San pa a Fra Faustino, come per esempio l'incubatrice, in quei paesi che lui ha visitato ha descritto che le uova venivano messe in una scatola a una temperatura costante, non so come la facevano a farla a quei tempi, e gli uccelli li nascevano da soli. In pratica le galline mettevano le uova e era una forma di incubatrice. Poi c'erano altre cose che adesso non metto da dire perché sono tantissime. Okay. Faust, Flavio, adesso però io ti devo dire una cosa, abbiamo parlato del passato, abbiamo parlato, abbiamo parlato delle caratteristiche del borgo. Io però ora vorrei parlare del 1912. 92, quando un noto personaggio televisivo ma soprattutto della musica classica venne a Toscolano e si comprò un terreno, il terreno dove ha fatto veramente un bellissimo borgo okay, che ad oggi è il centro europeo toscolano. E stiamo parlando di Giulio Rapetti, sì. Mogol. Qui abbiamo Mogol, vero Flavio? Sì, come dicevi giustamente tu, qualche tempo fa è venuto, è venuto qui, sì, gli sono piaciuti questi posti, c'era questo terreno in vendita con un rudere, lui l'ha comprato, e, e, con credo 50, credo 50 ettari di terreno intorno, e ha ricostruito il CET, questa sua idea, dove lui, è una scuola di musica sostanzialmente, dove lui insegna diciamo, la sua arte, poi porta anche altri, altri docenti, no? E in pratica è il centro europeo della, della canzone il centro europeo di Toscolano e lui ha ricreato un borgo molto bene diciamo ricostruito un borgo tipo medioevale, un borgo come, con la stessa pietra di Toscolano, che poi qui è una, è una pietra famosa questa di Toscolano e ecco lui è un nostro, diciamo, un nostro concittadino adesso benissimo, noi da Toscolano vi salutiamo vi aspettiamo per il prossimo viaggio ciao amici La Resolution Italia è una realtà giovane e dinamica che ha nel cuore soluzioni personalizzate per sostenere imprese, aziende e famiglie. L'obiettivo della Resolution Italia è quello di ottimizzare i costi e eliminare gli sprechi. Gestione e rinegoziazione delle utenze, strategie digitali, web, social media, assicurazioni, controllo, analisi e gestione dei rapporti bancari. Gestione, rettifiche e cancellazione di segnalazioni nelle centrali rischi. Noleggio auto. Cosa aspetti? Stop allo spreco di tempo e denaro. Contattaci al 393-9681-583. Via Roma numero 52, Castiglio. Ion del lago Perugia info chiocciola resolutionitalia.it